今ここで、カズミ殿との約束、果たそうぞ。Ciao ragazzi, E3 2016 ormai concluso, siamo qui per presentarvi gli ultimi titoli che abbiamo potuto provare in questi giorni a Los Angeles. Oggi vi parlo di un picchiaduro, uno dei picchiaduri più celebri di tutti i tempi, insieme a Street Fighter. Stiamo parlando di Tekken, che esordisce qui alle 3 2016 con il settimo capitolo già disponibile in Giappone in sala giochi, arriva su console per il mercato occidentale su Xbox One e PS4 a inizio 2017 e per la prima volta nella saga, quindi è uno sbarco storico, anche su PC. Quindi giocatori PC possono festeggiare, perché quando arriva un picchiaduro c'è sempre da essere contenti. Del gioco non si sa ancora molto, hanno fatto vedere solo un breve trailer alla conferenza Microsoft e poi era provabile all'interno dello stand di Bandai Namco. Cosa sappiamo dello story mode? Sappiamo poco, ma sappiamo che continuerà la solita faida all'interno della famiglia di Heihachi. Proprio Heihachi era protagonista del trailer perché andava a scontrarsi contro un personaggio nuovo, Akuma. Akuma che non è un personaggio nuovo per il mondo dei picchiaduro, perché è l'Akuma di Street Fighter, che esordisce in Tekken perché, voi direte, non è messo lì a caso, ma è messo lì perché avrà dei legami con la moglie di Heihachi. Non sappiamo ancora quali, probabilmente una storia d'amore, ipotizziamo, quindi andrà a coinvolgere anche figli e nipoti di Heihachi. Vedremo come andrà a svilupparsi tutta la vicenda. Sappiamo che all'interno della story mode sono stati inseriti dei QTE che saranno da completare proprio durante le battaglie. Ci sarà uno stacco subito netto tra un QTE e le scene di combattimento. È molto spettacolare, come sempre il gioco. Per la parte tecnica sappiamo ancora poco, perché non abbiamo potuto provarlo a lungo. Sappiamo che c'è una maggiore attenzione sulla Rage Mode, che si attiva quando arriviamo intorno al 30% della vita con mosse uniche. È una ripresa un po' di quello che avevamo visto in Tekken 6, migliorato ulteriormente. Sappiamo che ci sono dei nuovi personaggi all'interno di Tekken e c'è Claudio. Claudio è un personaggio italiano che viene inserito nella saga ormai ventennale. Vediamo se sarà ben realizzato, perché non era disponibile nella build da noi provata. Era più interessante nella presentazione la lottatrice brasiliana, che aveva delle ottime qualità. Purtroppo del gioco sappiamo quindi davvero ancora poco, nonostante non manchi poi così tanto all'uscita, sono solo 6 mesi. Vediamo se nel corso delle prossime settimane Bandai Namco rilascerà maggiori dettagli, magari qualche dettaglio in più sullo story mode o sulle altre modalità, che comunque sono il cuore di Tekken. I personaggi poi del roster sono i soliti, ci sono Jin, c'è Yoshimitsu, se abbiamo visto nel trailer, Paul, Warang, quindi tutti i personaggi classici di Tekken sono presenti anche in Tekken 7. Se siete amanti della saga non ve lo farete sicuramente scappare. Vediamo un po' come si comporterà questo Tekken 7 sul mercato. Per oggi è tutto, continuate a seguire Spazio Games per il coverage completo dalle 3 2016.